così, senti. Siamo qui perché dallo scorso anno non è cambiato assolutamente niente. Tagli ai salari e tagli ai diritti. E oggi, dopo più di un anno di lotte che stiamo facendo, l'azienda ha proposto esuberi ancora per 7.500 persone. Siamo a Sanremo nell'ultimo giorno del festival e qui in piazza, come anche l'anno scorso, si raccolgono dei lavoratori, nello specifico qui lavoratori TIM e Telecom, per richiamare la loro attenzione su una vertenza che dura da oltre un anno. Siamo qui per portare anche noi una canzone che nessuno vuole ascoltare. Da più di un anno abbiamo avuto la disdetta del contratto di secondo livello, da 7 anni subiamo la decurtazione dello stipendio con un ammortizzatore sociale detto solidarietà difensiva. Solidarietà difensiva che è stata fino a un mese fa introdotta dall'azienda per 5 anni per 30.000 lavoratori. Adesso cercano di spingere sulla solidarietà espansiva, insomma cercando di far pesare ai lavoratori i costi per le nuove assunzioni e per questi prepensionamenti. Infatti la solidarietà espansiva la deve pagare ovviamente il lavoratore interamente, perché non è previsto un contributo dallo Stato, ed è previsto al momento, le richieste sono di circa un giorno al mese che i lavoratori devono rimettere. All'orizzonte c'è anche lo scorporo di un pezzo della società relativa all'accesso alla rete, che coinvolgerebbe circa 20.000 lavoratori. Che garanzie ci sono, meglio, quali rischi eventualmente potrebbero correre questi lavoratori? Questo è un grosso dubbio, ovviamente le cifre si parlano, che vengono diffuse in giro, si parla di questa entità numerica di lavoratori, però ancora questo è da definire. Purtroppo, conoscendo la storia del mondo italiano, e viene da pensare che saranno pagate come al solito da lavoratori. Quello che paghiamo oggi in termini di gap tecnologico è perché non abbiamo un operatore pubblico che si occupa dello sviluppo delle telecomunicazioni nel paese. Noi riteniamo, per risolvere una serie anche di polemiche che abbiamo notato sui giornali tra governi e azienda, che l'unica possibilità è che l'esercizio della Golden Power venga portata fino in fondo, con l'entrata in partecipazione del pubblico. Oltretutto ci sarebbe un risparmio di denaro per due motivi: l'investimento sarebbe molto inferiore, pensate che l'attuale azionista di riferimento ha in mano la società con un investimento inferiore al miliardo. Secondo, poi si potrebbe usufruire anche dei profitti che questa azienda da sempre porta. Tanti o pochi ne ha portati, comunque ne ha sempre portati. Proprio un anno fa c'era una grande mobilitazione dei lavoratori di tutto il settore telecomunicazioni, si era anche ritrovata una certa unità tra i sindacati, spinti dai lavoratori a non cedere più diritti bensì ad acquisirli. Cosa rimane oggi di quella mobilitazione? Di allora è rimasto ben poco, c'è il sindacalismo di base, alternativo, che tiene forte e tiene dura la barra dritta per cercare di portare avanti i diritti dei lavoratori, perché con l'ultimo rinnovo dicono che vogliono introdurre ufficialmente quelle che sono le norme del Jobs Act, quelle ovviamente che non sono già normalmente operative per legge. E quindi un depauperamento ulteriore dei diritti dei lavoratori incredibile. Gruppo Whirlpool, siamo in attesa delle lettere che allo scadere di marzo dovrebbero arrivare per i licenziamenti. 535 posti su quanti lavoratori nello stabilimento? 535, sì. In blocco. 497 licenziamenti su 537 lavoratori. Come ha motivato questo l'azienda? L'azienda ha deciso di cessare la produzione dei compressori
per frigoriferi, una produzione che arriva presso Chieri, si faceva da 50 anni, una eccellenza a livello mondiale. Qual è la motivazione? È che fanno più profitti in altri paesi, questo non è accettabile. Il ministro Calenda ha convocato un tavolo giovedì prossimo a Roma e ha detto che se l'azienda non ritira i licenziamenti vuol dire che si tratta di una dichiarazione di guerra verso il governo italiano. Questo ha detto il ministro. Siamo in campagna elettorale, secondo voi tra le proposte dei partiti o delle coalizioni politiche c'è attenzione sul lavoro reale o sono solo promesse? Come tutte le campagne elettorali si dicono tante cose, poi se ne realizzano poche o addirittura si cancellano, come è successo in questi anni, le leggi e i diritti a favore dei lavoratori. Noi pensiamo che in Italia manca una legge sulla responsabilità sociale delle imprese. Cosa servirebbe per lei affinché i lavoratori in Italia riprendino ad acquisire diritti, visto che da oltre 20 anni che li perdono? Purtroppo manca ovviamente una coscienza di classe. Visto che appunto manca la coscienza di classe, cosa si intende per coscienza di classe? La coscienza di classe si deve intendere fondamentalmente che i lavoratori subordinati, quindi i lavoratori in generale, hanno obiettivi diversi rispetto ai datori di lavoro. Quindi non è possibile in una società normale che questi due obiettivi coincidano. Purtroppo viviamo nel mondo reale e quindi ci dimostra quello che è successo negli ultimi anni, che stanno vincendo i datori di lavoro, perché i diritti dei lavoratori conquistati con decenni di lotte negli anni 60, negli anni 70, purtroppo li stiamo perdendo uno a uno. Quello che aspetta di più critico è per le future generazioni. Chi entra adesso entrerà nel mondo del lavoro. Sarà veramente dura. Noi cerchiamo di mettercela tutta, però se i lavoratori non capiscono questo aspetto qui, sarà sempre più dura.